In questo primo capitolo, quando si parla delle le cecchine di Firenze, nelle cecchine di Firenze c'è però poi dopo tutta una lunga descrizione di Alessandro Paolini, che è non solo il capo della Brigata Nera, ma lei racconta anche le sue, diciamo, gli attributi intellettuali di Alessandro Paolini. Beh, era un personaggio, penso. Non nell'ultimo, che credo fosse il Guggenheim, ma nel precedente, nel Complicarsi del Novecento, ci sta un bellissimo capitolo sulla Guardia di Ferro, o meglio, non tanto sulla Guardia di Ferro, ma su quegli intellettuali che si sono fatti in qualche modo attrarre da quel periodo in Romania, e quindi Miceliade, Nicioran, Costantinoica, insomma tutta quella generazione. Ora, sono personaggi. Lei ha scritto anche a Via della Mercede, c'era un razzista parlando di Teresio Interlandi, che non era solo il direttore della Difesa della Razza, ma anche del Tevere, in cui ha fatto scrivere Corrado Alvaro e tanti. Insomma. Ecco, allora la domanda quando uno legge questi libri è proprio questa, no? Lei prende dei personaggi che sono dei personaggi un po' scabrosi, diciamo così, almeno nell'immaginario comune, e però li racconta in una maniera che forse nessun altro mai ha raccontato. Allora la domanda è: che cos'è che interessa tanto Luchini in questi personaggi, che in realtà buona parte della loro vita che fossero dei rompicazzi? Cioè che fossero dei personaggi non univoci, piatti, prevedibili, di cui sapevi già il lunedì quello che avrebbero fatto il venerdì. No, ma che fossero personaggi intimamente rosi dalle contraddizioni, dalla ricerca, dal cambiare posizione, insomma. Gentile, Giovanni Gentile nei confronti del primo fascismo cambia due o tre posizioni. È strano che si parli, come giustissimo, di come venne assassinato Giacomo Matteotti, mai una parola venga detta su come venga assassinato Giovanni Gentile. Dico non per dire tutte le morti sono uguali, no, però insomma il fatto è troppo clamoroso, ma il fatto clamoroso, se volete che ve lo dica, io mi sono interessato molto a queste cose. Io andai a Firenze a 20 anni, mi pare, dalla morte di dall'omicidio di Gentile, e incontrai un intellettuale, Romano Bilenchi, che era stato fascista acceso, poi divenne comunista di sinistra, poi abbandonò il Partito Comunista e poi credo che odiasse i comunisti più per quanto erano stati miserabili nei suoi confronti. E allora che succede? Succede che la vita è così, che la vita è fatta di contraddizioni, di grovigli, di alti e bassi. Questa è la vita. Chi si immagina che la vita è un fiume piatto 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 in cui l'acqua scorre moscia 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 moscia, non ha un'idea della vita. Noi lo sappiamo delle nostre vite, lo sappiamo perché abbiamo saputo fare e non abbiamo saputo fare, lo sappiamo quello che abbiamo avuto il coraggio di fare. E invece io raramente
disse ti cambio di posizione nel giornale perché hai dimostrato poca responsabilità, dico guarda non ti disturbare, vado di là e ti porto le mie lettere di dimissione. E non è che avessi un altro giornale che mi pagasse di più. Ecco, ma è questa stata la mia vita. Non le puttanate uniformi in un senso o in un altro. Io muoio dalla noia nell'assistere a queste dibattitucci televisivi dove tu sai dalla prima frase quella che sarà l'ultima, dove tu sai benissimo il personaggio a quali modeste verità è attaccato, no? È impossibile sentire oggi una discussione televisiva colma di banalità, dove sembra che la storia sia una favola in cui c'erano i buoni e i cattivi. Ma di che cosa stiamo parlando? Ci sono stati i buoni, quelli che poi sono divenuti meno buoni, i cattivi che poi sono divenuti ancora più cattivi, eccetera, eccetera. E io sono interessatissimo a questo della vita, a queste sfumature, a questi grovigli. Se non ci fosse questa, la vita sarebbe una piattezza senza limiti. Ma io vi sto annoiando a compensare parole che sono state da voi pronunciate fra le più gentili che io abbia mai ascoltato.